Salve a tutti reclute, qui che vi parla è sempre Rocket e quest'oggi sono tornato qui su Pokémon Fusion Generation. Questo qua mi pare che sia il nono episodio, se non dico cavolate. Allora, eccoci qui tornati ragazzi dopo aver affrontato la via sotterranea della regione di Kanto nella scorsa parte, dove avevamo trovato il Team Magma, il Team Ido, ad aspettarci. In questa parte, se non sbaglio, dobbiamo andare ad esplorare, anzi a vedere cosa c'è nella torre di Lavandonia, nella torre Pokémon. Ok. Ah, presto la Kanto Radio Station. Ok, quindi anticipa già gli avvenimenti che ci saranno nella seconda generazione, in pratica. Eccoci qua, nella Pokémon Tower con questa fantastica musica. Allora, io direi di prendere l'ascensore perché questo qua mi pare che non ci faceva passare, appunto, appunto, appunto. Non ci fa passare, quindi io direi subito di mettere un repellente perché non voglio incontrare 72.000 Pokémon selvatici, tipo. Ok, bel super repellente e siamo tutti più contenti. Allora, vediamo questa bambina. Wow! Chi sei tu? Puoi aiutarmi? Sono spaventato e devo trovare mia madre, insomma. Grazie per l'aiuto. E quindi si unisce al join the party, proprio. Ok, possiamo andare adesso? E si unisce anche Vulpix, quindi siamo tre baldigioni all'avventura. Eccoci qua. Allora, andiamo. Dove vedo tante guru. Queste qua erano le guru. Ok, affrontiamole. Le affrontiamo. Ok. Vediamo un po', avranno tutte Ghastly, secondo me, Ghastly, Haunt, tutti questi Pokémon qua, appunto. La fantasia proprio di queste allenatrici. Ok, intanto non mi sono curato i Pokémon, grande Rocket. Ma con un attacco frana mandiamo KO tutti i Ghastly esistenti. Molto bene, questo mi fa proprio contento questa cosa. Vuole imparare Takedown, che se non sbaglio è riduttore, appunto. Beh, io al posto di Flail glielo farei anche imparare a Eravudo, sinceramente. Ok. Noi abbiamo, ragazzi, abbiamo questa Rock Slide che se colpisce veramente manda KO chiunque, appunto. Ah no, Haunt non lo manda KO. Ok, vabbè, tanto adesso ci penso da Vulpix a mandarlo KO. Vulpix dovrei mandarlo KO. Ok, speriamo che tipo ci curi i Pokémon, questa simpatica bambina e il suo Vulpix. In teoria, come tutti gli altri che si uniscono alla nostra, che si uniscono insieme alle battaglie, dovrebbe curarci i Pokémon. Appunto, sì, ci cura i Pokémon, molto bene. Questo mi fa piacere. Intanto perché c'ho ancora Shantabuzz in team? Questo me lo chiedo proprio. Ok, allora, andiamo avanti allora. Qua non c'è niente. Non c'è proprio Ah, lì c'è quello che ti cura i Pokémon. Palla ombra. Peccato che non possiamo insegnarla a nessuno al momento. Ma comunque, se magari qualche capopalestra, qualcun altro ci regala un Pokémon, una fusione tipo spettro, sono ben contento di insegnarla a qualche Pokémon. Allora, io direi di andare con Morso, ragazzi, contro tipo Vulpix. Sì, contro Vulpix, contro Ghastly. Ed è ovviamente super efficace, lo mandiamo KO. Ok, Shuppet, che tenta di invece Duskull tenta di usare Stordi Raggio. Ok, Vulpix c'ha Lanciafiamme, molto bene. Molto bene, questo può esserci molto d'aiuto. Ok, adesso vediamo un po' se riusciamo a vincere magari questa battaglia in tempi brevi. Ok, Grofan sta salendo abbastanza bene il buon Grofan. Ok, non scappiamo, stai tranquillo che non scappiamo, non abbiamo paura di niente noi. Siamo tre baldi giovani che pronti all'avventura. Mamma mia, che potenza. Ok, e bye bye, ci vediamo, Shuppet. Alla prossima. Abbiamo sconfitto questi due guru. Ok, adesso io direi di curarci qua nella zona pura, dove purifica i questa zona qua purifica i Pokémon. Vediamo un po', allora, dove siamo qui? Dove siamo? In un altro piano della torre di Lavandonia. Pietra, Nero Pietra, molto bene. Quindi c'è già la Nero Pietra in questo gioco. Per far evolvere chi? Non lo so, ma dettagli. Dettagli. Vai via! Chissà se c'è qualche fusione con Ghastly, tipo Drifloon e Shedinja. Ok, Shedinja te lo lascio a te, carissimo, carissimo Vulpix. Bravo, vedo che hai capito. Vedo che ci capiamo al volo proprio. E questa è una buona cosa. Ok, chissà se aveva scoppio. Drifloon, no, non ha scoppio. Ok, questa è una buona cosa. Molto bene, io potrei anche fare Curse, sapete? Dai, faccio una volta Curse, almeno poi posso mandare KO chiunque. Allora, ah no, sono anche confuso. Ok, come non detto, passiamo direttamente al bite e bye bye proprio. Ok. Vulpix è imprigionato in qualche cosa che non ho ben capito. Noi ci colpiamo da soli per la seconda volta di fila, perché mi sembra giusto. E quindi, no, ci co confonde anche lui. No, dai, però basta, tre volte di fila, cos'è? Cos'è? Dai, colpisci. Colpisci. Oh, finalmente mi ha ascoltato Grofan e ha attaccato Haunter. Molto bene.
Mamma mia, Groff, a livello 30. A livello 30 è veramente molto, molto potente e anche bello questo Groffan. Ok, Groffan manda KO quasi. Misdreavus. Maledetto Misdreavus che non vuoi morire. Ok, bye bye. Ha fatto una brutta fine il fantasmino. Ok. È tornato dietro al muro a piangere. Ok. Andiamo qui, dove ci sono altre due guru. Oh, super repellente, certamente che lo voglio mettere. Tanto non mi... No, aspetta, ma questi qua sono guru o... non mi ricordo come è la traduzione, forse mi pare che sia guru. Non me la ricordo in questo momento la traduzione in italiano di queste allenatrici. Cavolo. Ok, intanto Morso abbiamo scoperto che non lo manda KO, ma manda solo KO i Gastly, l'attacco Morso. Al momento, poi magari manderà KO tutti i Pokémon di tipo spettro. Ecco, i Gastly lo possiamo mandare a casa con un attacco morso, per fortuna. Quindi bye bye proprio Gastly. Ok, sale di livello. Ok, grande, grandissimo Groffan. Sta salendo veramente molto molto velocemente. Allora, abbiamo vinto? No, Sableye, che ovviamente non va KO perché essendo anche di tipo buio non va assolutamente KO. Ok. Flamethrower, con quanta potenza ho detto Flamethrower. Ok, critical hit totalmente non necessario, ma comunque va bene, siamo contenti lo stesso. Allora, tanto che bella questa musica della torre della Vandogna. Una pietra, vabbè, qua facciamo la collezione di pietre proprio. Ok, siamo quasi arrivati all'ultimo piano, voglio vedere cosa c'è all'ultimo piano. Ah, qua siamo proprio vicini, possiamo evitarle queste qua. What the rush? Ok, datemi una calmata. Tanto mi chiedo, uscite le fusioni Pokémon, uscite queste fusioni per cortesia. Shadow Punch e Nightshade. No, no. Aspetta, ma si sono confusi da solo, perché... Oh, si sono confusi da solo. Da soli, anzi. Cioè, Haunter ha fatto sto diraggio sull'altro Haunter. Ok, Leech Seed. Che mossa abbiamo? Beh, al posto di Mega Drain lo potrei anche mandare Leech Seed. Gengar! Attenzione! Subito un bel Gengar. Grande, grande. Ma perché si colpiscono da soli questi Pokémon? Non lo so. Me lo devo spiegare. Ok, non importa. L'importante è che si ammazzino. Ok, ciao ciao Gengar. Noi saliamo anche di livello, forse? No, non saliamo di livello. Ok, io ovviamente non colpisco il caro Vulpix che muore, quindi siamo da soli adesso. Ok, vabbè. È bastato Grofan, grande Grofan. Ah no, Spiritomb! E la miseria! Ok, sta per morire, purtroppo. Non importa, noi andiamo con Bite. Poi massimo se muore mandiamo Eravudo. Flincia! Ok, non flincia più adesso. Molto bene, Eravudo. Direi che è un lavoro che te la puoi, in cui te la puoi cavare molto molto bene. Ok, bye bye. Eravudo, alla prossima. Cioè, Spiritomb, alla prossima. Ho visto. Non ho idea. Non hai idea, anzi. Ok, è finita? Perché siamo... Oh mio Dio, perché siamo tornati di qua? Ok, ero così spaventato prima, ma adesso non lo sono più. Posso finalmente andare adesso. Andiamo, Vulpix. Cioè, tu mi vuoi dire che abbiamo fatto il giro? Tu mi vuoi dire che abbiamo fatto il giro? Ok. Ah, questa qua è la madre. Cosa? Hai trovato mia figlia? Come posso, insomma, come posso ripagarti? Sono veramente dispiaciuto cioè dell'errore comunque. Mia figlia... O cosa? Mia figlia è morta tanto tempo fa. Mia figlia Mira, cioè è morta nella torre, insieme al suo Vulpix. Now, quindi era un fantasma quello! Ci ha trollati! In realtà Oh mio Dio! Perché mi guardi così adesso? Siamo qui, mamma! Ti amo, mamma! Addio! No, ragazzi, questa... Hai sentito qua? L'hai sentito anche tu? Cos'era? Ma ora mi sento in pace con me stessa adesso. Ottieniamo la bicicletta! No, ragazzi, non ci credo! Non ci... Questa non me l'aspetto. Sono rimasto. Ci sono rimasto male. Ci sono rimasto troppo male di sta cosa. In realtà abbiamo aiutato un fantasma. No, no, veramente. Questa non me l'aspettavo. Ci sono rimasto un po' male. Allora. Ok, superiamo questo shock.
Come posso mettere la bicicletta? Non riesco a mettere la bicicletta. Ok, non importa. Mettiamo la bicicletta. Che bella la bicicletta, mi piace. Mi piace tanto. Ok, quindi possiamo passare. Io direi che possiamo andare forse verso... Quando possiamo ancora andare? Anzi, in teoria potremmo anche andare qua, sapete? E se facessimo la palestra di Sabrina quest'oggi, io direi che proprio che possiamo farla. Allora, intanto direi che possiamo proprio farla. Però prima voglio andare a dare un'occhiata alla Sylph SPA. Sì, prendiamo ancora qualche pozione. Ok. Allora, la Sylph... Ah no, la Sylph è chiusa. La Sylph è chiusa per il pubblico, al pubblico al momento. Ok, vediamo un po' se possiamo battere la palestra. Sì, facciamo un po' le palestre. No, ah, non possiamo andare. Non possiamo andare. Sei serio? Qualcosa di invisibile? Un muro invisibile? Qua non possiamo... Qua non possiamo... Ah, quindi ragazzi, non possiamo andare alla palestra. Quindi, vediamo se la strada è quella dopo Azzurropoli. Vediamo un po'. Vediamo cosa c'è qua. Non possiamo andare, vero? Mi pare. No, anzi, possiamo andare. Qui ci dà volo. Col suo mitico Firo. Niente, non ci dà niente. Ok, grazie. Grazie per avermi fatto perdere tempo. Ok. Allora, io direi di andare di qua, visto che ha trovato la bicicletta. Forse vuole che usiamo la bicicletta, no? Che ne dite? Allora, qua c'è qualche losco individuo. Hadouken for a Venomoth? No, per lo Slakoth te lo puoi anche tenere. Bye bye, eh. Allora, questo qua ci affronta. Vediamo. Non riesco ad affrontarlo. C'è qualche forza strana che mi impedisce di affrontarlo. Ok, affrontiamo questo ciclista che con Koffing. Allora, visto che siamo diventati abbastanza potenti, l'Akbar intanto si è fatto distruggere da solo. Ok, bye bye. Vuole imparare rotolamento? Direi di no. Direi proprio di... no, anzi, proviamo con rotolamento. Alla fine è una buona mossa. Però, no, aspettate, no, 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 ho cambiato idea, no, mi serve una mossa erba e voglio ottenere la mossa erba. Oh mio Dio, basta con l'otturamento. Wheezing. Ok, andiamo con Eravudo e cerchiamo di mandarlo KO, questo simpatico Wheezing, sperando che non si faccia esplodere, tipo. Smokescreen, ok, muro di fumo. Non farti esplodere, non avvelenarmi. Mio Dio, gliel'avevo appena detto di non avvelenarmi. E lui, niente. E niente, mi avvelena. Un altro Koffing. Quanti Pokémon hai? Scusami, caro amico ciclista barra centauro. Ok, ha missato purtroppo Rock Slide. E l'ha missato ancora. Ok, allora facciamo così. Andiamo col takedown e tutto si risolve. Sta per morire Eravudo purtroppo, ragazzi. Dai, però, non puoi far così. E vabbè, allora ti meriti di morire, non so cosa dirti. Allora, Pikachu è rimasto veramente molto molto indietro, ragazzi. Ice Ball. Ah no, ma aspetta, mamma mia. Ice Ball, non morire. Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio, quanto fastidio. Quanto fastidio. Andiamo con... Saved Extract. Ok, te la sei cercata tu però, eh. Io non ti ho detto di... Quanti Pokémon ha questo? Oddio. Troppi Pokémon. No, ma veramente, ma quanti Pokémon ha? Ha 6 Pokémon, c'ha. Ok. Allora, io direi subito di... andiamo con un attacco morso, magari. Sludge. Ok, abbiamo resistito per un soffio, veramente. Allora, super pozione, magari. Ok, non fare sludge. Serve extract. L'importante è che sei morto, non me ne frega niente. L'importante è che muori. Sì, vabbè, basta però, basta. Ma quanti ne ha? Quanti diavolo ne ha di Koffing e Weezing? Sarà già il sesto che manda. Oddio, veramente, cioè, un po' va bene, poi basta, però. Poi finché continua a fare smokescreen, mamma mia, che mossa, una mossa utile. Poi finché continua a fallire, voglio dire, non è proprio il massimo della vita, mi dicono, eh. Ok, bye bye. Ok, abbiamo battuto finalmente questo centauro, non affronterò più un allenatore. Allora, vediamo se non incontriamo... Oh, la miseriaccia, cos'è sta roba? Allora, io direi di... Se riesco di curarmi, grazie. Allora, abbiamo le super pozioni che possiamo dare a Grofan. Ecco, ovviamente siamo senza revitalizzanti. Io questi qua non li voglio affrontare tutti. Ne affronterò soltanto uno. No, si è girato. Non ci credo, si è girato. Fai veramente schifo. Si va per Magmar. Ok, l'abbiamo già persa, ragazzi, questa battaglia. L'abbiamo già persa. Ok, l'abbiamo già persa. Mi fa piacere come cosa.
Ok, ciao ciao Shantabuzz. Non posso batterli. Cos'è? Li batto in 1 contro 5, tipo. Non mi sembra molto giusta come battaglia. Ok, abbiamo perso, ragazzi. Adesso ci curiamo e torniamo qui a fargli il culo a questi qua. Ok, speriamo che non siamo ancora a Lavandonia, tipo. E siamo a Lavandonia, grazie. Grazie per avermi aiutato, tipo. Ok, andiamo molto molto velocemente contro quei maledetti centauri che ci hanno battuti, veramente. Io questa cosa non me l'aspettavo che erano così forti, e quindi mi sono fatto fregare, proprio fregare in maniera pesantissima. Mettiamo la bicicletta prima che è troppo tardi, che non riusciamo più a controllare, a controllare il personaggio, e andiamo giù. Cos'è questa roba? No, io non vi affronto, no, mi spiace. Che abbiamo davanti? Era Voodoo e Grofan, cioè i leader della squadra. Andiamo. Ok, questa strada è piena di motociclisti, ci ha detto. Tentacool e Sea Viper, quindi tutti abbiamo beccato quello con Sea Viper. Rock Slide, ovviamente, Constrict. Ok, si preannuncia una sfida abbastanza difficile. Bubble Beam, no. Distrugge questo Sea Viper e anche questo Tentacool. Che mi pare che ha usato tipo Bagliore, che cavolo, non ci voleva Bagliore. Una mossa veramente fastidiosissima. Ok, bye bye Tentacool. E due sono andati. Ah no, è finita la battaglia. Ok, va bene, non vi chiedo niente io. Route di... Cioè, la miseria, cos'è? Perché non possiamo andare? Perché? Perché non ci fanno entrare? Oddio, ma che sta succedendo? Vuole scambiarlo per Azuril? No, direi proprio di no. Che diavolo sta succedendo qui? No, veramente, cosa sta succedendo? Allora, affrontiamo questo, va tanto per cominciare. Allora, io non sto capendo cosa dobbiamo fare. Non sto veramente capendo. Allora, no, non puoi fare così, No, maledetto Magmar, eppure dovevo aspettarmelo che c'era lui adesso a combattere. Vabbè, non importa. Allora, Magmar, bye bye. Ok, abbiamo avuto la meglio su Magmar, livello 39 per Eravudo. Ok ragazzi, io direi di finire qua questa battaglia a sto punto, perché no, questo qua non si sa dove dobbiamo passare. E quindi, niente, è un pochino difficile. E quindi io direi che ci fermiamo qui, nella prossima parte vediamo cosa dobbiamo fare. Quindi ragazzi, direi di fermarci, lasciate un bel mi piace se la parte vi è piaciuta, un bel commento, un'iscrizione. E noi ci vediamo con un prossimo video, ciao ciao ragazzi!